Ciao a tutti, sono Elisa, abito qua, in questa vallata e conosco praticamente a memoria queste strade. È bello, bellissimo, e da fare sicuramente al mattino, perché poi al pomeriggio io sono partita alle 3 e effettivamente fa caldo. È vero che sei in mezzo ai boschi e praticamente tutto coperto. Ok, sì, però sudi. Fa caldo. Ebbene, segnato benissimo, non ci si perde. Io conosco le strade, ok, va bene, sì, sono privilegiata, ma non ci si perde. Ho guardato se c'erano dei funghetti sul bordo strada, purtroppo non ho trovato niente. Continuo a guardare, ma nada. Quest'anno proprio niente funghi, a parte le spiziate di aprile maggio, non mi ricordo più niente, proprio vabbè. Portatevi dell'acqua se fate il sentiero, quello appunto consigliato a piedi, quindi passando prima da San Colombano, scendendo i Grassini, salendo su, andando alla panchina, bla bla bla. L'unica fontana di acqua potabile è quella che c'è in piazza quando partite, oppure la seconda, che è un chilometro più avanti, neanche, in mezzo al paese, in mezzo alla borgata soprana. Poi basta. non c'è più niente. Questo è un grande problema di Monasterolo, che non ha fontane d'acqua. Neanche al santuario di San Colombano c'è l'acqua, quindi vabbè. Spero di non incontrare nessuno, perché sembra una deficiente che parla con una telecamera, ed effettivamente è proprio così. Se non volete andare in alta montagna, questo è il posto giusto per beccarvi dei posti stupendi, freschi, ultimamente ventilati. Venite qua. Andiamo di là. Ok, siamo arrivati di nuovo sull'asfalto. Questo è uno dei punti più belli del territorio di Monasterolo, perché c'è
un panorama meraviglioso. Eccoli! Oggi ovviamente è una giornata di metà luglio e non si vede una ceppa, ma a settembre e soprattutto nel periodo invernale c'è un panorama da togliere il fiato. E lì davanti oggi non si vede, ma c'è il Monviso, in cui il sole tramonta un po' più a destra, un po' più a sinistra, comunque tutto l'anno. Qui di solito ci sono le mucche, oggi non ci sono, oggi è già da un po' che non ci sono, si vede perché l'erba è alta e tra poco sbadabam vediamo la panchina gigante di Monasterolo. Adesso vi faccio vedere. A proposito, si vedono qua le piste da sci. Quella casupola lì che vedete sulla prima collinetta è il santuario di San Colombano. Ovviamente c'è la batteria scarica, quindi corro verso la panchina e poi vi saluto. Eccola! Ciao raga! Venite perché merita.